E buonasera, secondo turno della Double Terrence Crew Tournament. Stiamo commentando io, Simmax e Mako, il compagnone che prima abbiamo battuto io e Ren. Adesso ci accingiamo a commentare i Selei, Rendrept contro Ryusei e Pref. Cosa escogiteranno i nostri? Che match ti aspetti, Mako? Allora, se lei e Depp hanno scelto due personaggi, a mio parere, abbastanza campioni. Olimar e Ambitant, come possono interagire fra di loro? Allora, essendo un po' più attivato, Olimar potrebbe lanciare i Pikmin su Ambitant. E Ambitant potrebbe pochettarli. Pochettarli anche. No, i Pikmin non possono essere... Sì, possono essere pochettati i Pikmin. Sì, sì. Ok. Mentre Yoshi e Little Mac, Yoshi usa di Pref naturalmente, e Little Mac. Little Mac può sfruttare la proprietà dell'armor. No, e sì. Anche Yoshi effettivamente è più facile. Beh, Yoshi ha una zona di proporzioni cosmiche. Ma che cazzo stanno domando? Non esserci problemi tecnici. Però di giocare. C'è partito. Stiamo giocando su Game Omega. Sì, è difficile da commentare. Mac ha il vantaggio del wall jump. Sì, anche abitante ha il wall jump effettivamente. Quindi vabbè, un tool in più per recuperare per abitante, insomma. Pensi albero piazzato, potrebbe colpire anche il suo compagno. È difficile da commentare. Puoi anche prendere il padrone se preferisci, per avere una visione di gioco più ampia. C'è KO, spreca il KO punch. Se l'albero colpisce il compagno. Lo so, parola, ma... I blu sono in svantaggio al momento. Però i verdi hanno una percentuale danno molto più alta. Infatti Little Mac se ne va. Vediamo, Little Mac ha avuto grande successo per il singolare. Vediamo in doppio se riuscirà ad essere altrettanto fenomenale, Ryusei. Considerate le squadre. Diciamo che Pref e Ryusei possono avere lo svantaggio del recupero abbastanza. Beh, Pref e Ryusei hanno fatto top 3 a singolo, quindi potrebbero. Sulla carta dovrebbero essere più forti. No? Sì, io sto. Più che altro io volevo fare un'analisi un po' sui personaggi. Ah, come matchup. Nel frattempo se ne vanno due stock. Allora, due possibili spam e contro due personaggi il recupero può essere veramente. Può essere facilmente gimpato. Non ne parliamo perché io sia solo il doppio. Però stiamo parlando di Pref e Ryusei, che sono dei masteroni in campo. Sì, usano i colori principali, ma anche se lei, giusto. È tutto da vedere, insomma. La partita del momento è abbastanza equilibrato, sì. Abbiamo un KO punch, piazzato. Piazzato. Pref esulta, il pop-off di Pref. Grande pop-off di Pref. Up smash. Adesso la squadra blu è un po' in difficoltà. È inarrestabile. Mi ha più usata per la prima volta da me. Nel frattempo un albero incide sul campo da gioco. Attenzione, down B per Pref. Sai, B di Ryusei addirittura. Ormai il match è diventato Drept e Ryusei in contemporanea Pref Selair. Io non voglio il Yoshi. Attenzione, il down air. Si sono separati. E purtroppo a Selair è capitato Yoshi. E sappiamo le esperienze di Selair. Attenzione, il village. Si resetta il tutto. Selair se ne va. Giù. Se lei se ne va, vediamo se saranno in grado di wombo combare nei confronti di Indrept. Infatti poi si picchiano a vicenda. Non hanno nessuno da picchiare. A dimostrazione che sanno giocare in singolo ma non in doppio. Ci vuole. È un'altra scienza il doppio, che sì, dici? Il doppio, a parte io non ho mai giocato moltissimo in doppio. Forse anche per questo che ho difficoltà. Che ho avuto difficoltà. Oltre ad aver giocato contro due Falcon contro un solo Falcon. E la possibilità di essere bombo con noi. Attenzione! E conclude con una bellissima ovata. Ovata. Attenzione. 1-0 per Ryusei e Pref. Ryusei e Pref. Sì, ma hai visto il capolavoro. Ho visto tutto. Sto commentando, ho visto tutto. Ottimo, da parte di Pref. Dai, Pref, vai con lo stage. Vai con lo stage striking. Vai con lo stage striking. 1-0.
Per prefer you say. Cosa? Ma no, tutti counter picco. Non so. Sul regolamento del doppio non prevedono i counter pick, eh? Non credo. Vogliamo Delfinia e Lylat. Bannati Delfinia e Lylat. Ci sarà un cambio di personaggi secondo te, Marco? Yusei potrebbe optare per un altro personaggio, essendo Mech abbastanza facile con te, considerato che i Versailles sono abitante Olimar. Però hanno vinto, quindi. Hanno vinto, sì, anche perché. Invece un Drept Slave. Detto se lei fanno un'ottima squadra, fanno un ottimo team. Poi essendo avendo. Ma cambieranno personaggi? Non credo, perché hanno dato che con questa posizione, con questa squadra quanto. Però hanno perso Drept Slayer. Beh, il nasone di Yoshi può colpire chiunque. Beh certo. Non ci resta che attendere la decisione finale delle squadre. Stanno contemplando un Drept Slayer e decisiva la scelta del personaggio. Però attenzione, hanno prima scelto. Attenzione, cambio totale. Qua può essere utile la palla di fuoco. Palla di fuoco su secchio. Perché appunto il suo secchio può assorbire maggior parte dei proiettili, ma anche la down B di Yoshi. Ricordiamo che se non riesci possono essere assorbite da bacche di Game Watch, se non sbaglio. Ah, questa è un'ottima osservazione, Marco. Vediamo. Luigi ancora intoccato. Una combo bucket potrebbe. Attenzione, Slayer in fase di combo. In difficoltà già al 76%. Attenzione la combo di Luigi. Da un B dopo la throw. Oh, il 9 di Indrept che non va a segno. Attenzione, da un smash. Lo va ad ammazzare sulla blast zone praticamente. Un altro 9, il secondo di fila. Oh mamma. Il tetto basso di Albert aiuta. Oh mio Dio. A casa Luigi. Incredibilmente sono in vantaggio la squadra verde, che però adesso si è resettato il match. Però sembrava in netto vantaggio la squadra blu a inizio match. Ma era un altro 9 o mi sbaglio? No, credo di aver visto male. Era un 5. Vediamo un po', la situazione è di netta parità. Io vedo un Slayer abbastanza concentrato. Attenzione, l'up smash sul compagno. Down air ancora. Si colpiscono troppo un po' i due della squadra blu. Ora i match sono di nuovo due: Slayer contro Pref e Drept contro Ryusei. Evidentemente c'è un odio covato nel fondo, nel subconscio. Attenzione, il side B di Ryusei che uccide. Side B. Oh mio Dio. Il braccio. No, vabbè. Match stranissimo, perché a me sembra che la squadra blu sia sempre in vantaggio e invece è in svantaggio in questo momento. Passa in vantaggio, non si capisce come. Non si capisce il perché soprattutto. Anche perché Slayer sta dando il meglio di sé. E abbiamo un Pref che proprio non vuole morire. Pref puntato e va ad uccidere Yoshi. Non si intendono i due. Hanno giocato poco insieme in fase di allenamento. Fase di allenamento che non c'è stata effettivamente. Adesso vediamo a rischio kill. Attenzione. Che cosa? No! Vabbè, match assurdo. Adesso a Slayer converrebbe. No, vabbè, assurdo. Io nei momenti di combo. Diciamo che l'obiettivo adesso è Meta Knight. Smash. Però Slayer ovviamente in difficoltà data l'inferiorità numerica. Però potrebbe succedere qualsiasi cosa arrivati a questo punto. Il vantaggio della kill power di Luigi. Non punisce. Attenzione, Preppo! Preppo, amico, su Meta Knight. Attenzione, oh mio Dio. Se Pref dovesse perdere, avrebbe sul groppone una bella responsabilità. Attenzione! Oh mio Dio, recuperano così. Una disattenzione di Pref match. Decide il match. Ed è 1-1. Attenzione.
le piccole disattenzioni delle battaglie a squadre, ma non posso Fantastico. Fantastico. Statistiche al limite del comprensibile. Incredibile, 1-1. La scelta del counter pick è stata decisiva. Allora, che cosa arrivati a questo punto, che cosa ti aspetti, Mago? Allora, Drept. Allora, abbiamo Drept e Slayer che hanno vinto. Drept potrebbe, sì, potrebbe passare a Mega Man. Main di Yusei può tornare a Mac. Oppure abbiamo un Ike da parte di Yusei. Abbiamo anche ma in questa situazione sono tutti restanti veloci. Ike sarebbe l'intuito. Bisogna capire quale potrebbe essere la combinazione vincente con Yoshi per recuperare. A meno che Pref non volesse cambiare personaggio in NES, che un altro, diciamo, personaggio che di solito utilizza. Andrebbe considerato anche il fatto che tutti sono personaggi, cosa fanno? Personaggi individuali, o meglio, però, personaggi studiati per le squadre. Certo, certo. E adesso aspettiamo la scelta. Drept torna su abitante. Slayer rimane su Luigi, infatti ho visto un ottimo Luigi a partire di Slayer. Adesso vediamo la scelta dello stage. Campagna e città. Campagna e uno città. Stage neutro quanto bastardo, diciamo. Un po' per le blast zone. Perché abbiamo una grossa varietà delle piattaforme e la possibilità di crescere anche di combo grazie alle piattaforme. Io credo che sia un ottimo stage per il doppio, perché è bello grande e non si sa mai che cosa può succedere. Attenzione! Abbiamo visto una mezza meteora da parte di Andrea. Una piccola cinghia di lei. Alla fine Ryusei ha piccato Ike, che già è in percentuale morte. Incredibile, si giocheranno così il vantaggio. Hai raccontato un batte d'occhio 135% senza neanche che io ne metto giusti. Incredibile. Mentre Andrept è ancora a 39%, incredibile. Pref ne utilizza il villaggio e potenza a distanza e comunque dai disturba i membri della certo, squadra mentre, cioè, anche del suo mentre se lei fa danni insomma mentre se lei fa danni quindi sembra una però dobbiamo anche considerare il fatto che è Pref che si sta uccidendo e sta uccidendo il suo compagno. Diciamo che Pref non sta aiutando tantissimo, diciamo, in questa fase diciamo di gioco. Hanno più fase di picchiarsi tra di loro che picchiare loro avversari. Esatto, sì. Attenzione! L'Hardrid! Pref che rimane! Io credo che dopo questo match ci sarà il money match fra Ryusei e Pref. La prima kill! Squadra avversaria! No! Che cosa sta succedendo? Non sto capendo niente. Yoshi sta facendo solo danni, ho visto le palle da bowling all'improvviso. Oddio, la combo. True combo da parte di Luigi. Down throw to side B per Luigi. La squadra blu. Yoshi sbaglia e superare. Beh, la situazione è drammatica. Attenzione a Footstool! Footstool! Diciamo che non lo lancia. Non lo lancia. Ma dai! E comunque combo! Throw non fatta. Drept si avvicina e semplicemente fa F smash. E quindi Ryusei e Drept sono in winner final, incredibile. Dopo una situazione di svantaggio recuperano e vincono il set. Allora siamo un money match da parte di Pref con il suo compagno Ryusei, se potremmo dire. Date le numerose auto kill. Va bene, allora io Simmax vi saluto insieme al mio amico Mako e vi chiediamo naturalmente di iscrivervi al canale della Teton Screw, alla pagina Facebook. Spero che questo side tournament vi stia piacendo. Va bene, buona serata e buon proseguimento.